Vai. Posso? Mangadar è un social game. In particolare si tratta di un gioco di carte online. Quindi, per citare qualche nome famoso, sullo stile di Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic, questo tipo di gioco. Pratica in cosa consiste? Gli utenti hanno il loro mazzo di carte, il loro mazzo di personaggi, di guerrieri, che possono fare evolvere nel tempo, e questi personaggi hanno delle caratteristiche, delle skill, quindi attacco, difesa, energia e così via. Con gli scontri e con gli allenamenti questi personaggi si evolvono e gli utenti possono crescere ovviamente di livello, e poi si scontrano con altri utenti. Possono farlo attraverso degli incontri uno ad uno, attraverso degli scontri di gruppo, attraverso delle missioni. Le caratteristiche principali di Mangadar rispetto, diciamo, ai competitor e ai giochi esistenti già di questo tipo sono che innanzitutto è di tipo social, quindi non si gioca contro il computer ma contro utenti reali, e per social intendiamo che le dinamiche di scontro sono di tipo sociale. È molto importante su Mangadar che gli utenti facciano team up, cioè che costruiscano la loro squadra con determinate caratteristiche, coinvolgendo i loro amici prima di affrontare una determinata missione. Seconda caratteristica molto importante è che i personaggi non sono prefissati dal sistema, come capita molto spesso in questi giochi, ma li può creare l'utente, come possiamo vedere in questi esempi qua dietro. In pratica l'utente crea i suoi propri personaggi. In Mangadar c'è un motore di creazione, di personalizzazione, attraverso delle combinazioni l'utente può creare il suo guerriero e quindi scegliere un'armatura, un'arma, uno scudo e così via. E poi questi personaggi, quindi altamente personalizzati, sono le sue carte, il suo deck di gioco che andrà ad utilizzare all'interno degli scontri. Grazie.